All'alba di oggi, 20 aprile, Alessano è già sveglia. Nel giorno in cui il vescovo Tonino Bello morì 25 anni fa, è Francesco il primo a pregare sulla tomba nel piccolo cimitero del paese per lunghi minuti di silenzio. La folla raccolta lì accanto in un prato allestito apposta accoglie con caloroso entusiasmo l'omaggio del Papa a Don Tonino. Le somiglianze si sprecano. Nel ritratto di questo profeta, lo definisce dipinto da Bergoglio, ricorrono tutte le parole d'ordine del suo pontificato, l'amore per i poveri anzitutto, per rimanere sintonizzati sul canale di Dio. Di fronte alla tentazione ricorrente di accordarci dietro ai potenti di turno. Ma che non sia solo teoria, avverte Francesco, così come l'impegno per la pace. Se il Signore vi incendia il cuore, si raccomanda quindi coi tanti giovani, fidatevi. Quando il Signore chiede un sì, non si può rispondere con un forse. Poi la Chiesa per il mondo e non mondana di Don Tonino, il semplice nome che dice molto del suo desiderio di farsi piccolo, accorciare distanze. Ci dice anche la sua salutare allergia verso i titoli e gli onori. Se fossi ancora tra noi, dovremmo provare vergogna per i nostri immobilismi. E allora imitiamolo, conclude Francesco, non accontentiamoci di annotare bei ricordi.